Il 29 maggio abbiamo partecipato al tour Cinema e Cineturismo a Bologna per scoprire le location cinematografiche più importanti. Il tour è stato realizzato grazie al Festival Itaca. Sono una guida turistica dell'Emilia-Romagna e oltre a occuparmi insomma, dei classici tour tradizionali, mi occupo anche di cinema e spettacolo. Durante questo itinerario c'è un po' uno sguardo a 360 gradi di tutto ciò che ha a che fare con il cinema, per cui ci sono registi importanti come Pasolini, attori come Gino Cervi, ci sono numerose location cinematografiche. E poi si cerca di parlare un po' in generale del cineturismo. Ora partiamo da questa piazza, il Portico dei Servi, che è una delle piazze che più sono state utilizzate come location nella storia del cinema a Bologna. Sin dagli albori, sin dai primissimi film che sono stati realizzati qui, a Bologna si è deciso di utilizzare questo portico. Qui sotto questo portico ci ha girato ad esempio Pasolini con l'Edipo Re nel 1967. Proprio qui sotto Franco Citti e Ninetto Davoli passeggiavano in questa, diciamo, nella parte moderna, no, del film, un film che rappresenta appunto la storia di Edipo, la tragedia di Sofocle, che viene anche in parte attualizzata. In questo luogo all'epoca c'era una foresteria utilizzata prevalentemente da ufficiali militari. Infatti il padre di Pasolini era Carlo Alberto Pasolini ed era un ufficiale di fanteria del Regio Esercito. La mamma invece, Susanna Colussi, proveniva dal Friuli, da Casarsa. E questa fu la casa di Pasolini solamente per i primissimi anni di vita, perché poi successivamente, al seguito del padre, la famiglia fu costretta a continui spostamenti di anno in anno. Adesso andiamo anche alla ricerca di questa iscrizione che è un po' coperta. Queste piante che scendono giù, l'iscrizione, una targa non molto grande, però ci ricorda che qui in questa casa è nato Gino Cervi, un attore bolognese. C'è un breve frammento di un film interessante. No, questo è Rossini Rossini, di Rossini. Monicelli. Qui viene ambientata la casa di Rossini. In quel posto lì, dove adesso vedete le bici, una volta ci passavano proprio i binari del tram. Ricordo del fatto che Fabrizio comunque è stato un grande... Viene uno degli episodi fondamentali di Hanno rubato un tram. Infatti ci narra la storia di Aldo Fabrizi, che è un tramviere romano trapiantato a Roma, che però ha un piccolo incidente, ovvero proprio lì su quei binari si distrae un attimo e proprio su quei binari investe una donna. Se voi guardate questa scena, ad esempio, si intravede prima il tram che arriva qui in Piazza Minghetti, un secondo dopo siamo all'interno della vettura e si vede Piazza San Francesco. Sì, sì. Questo palazzo qui, che viene utilizzato da Verdone per Viaggi di nozze. Cioè, diciamo, nella scena in cui entrano, la telecamera è da quel lato, inquadra proprio la piazza, che si riconosce molto bene, diciamo, il palazzo d'Accursio. Il primo cinema era proprio qua, più o meno dove c'era questo palazzo, era il cinema Marconi, che nacque dall'iniziativa di un commerciante del pesce. Era sostanzialmente un magazzino del pesce che venne riadattato ed utilizzato come cinema. Io spero che vi sia piaciuto questo tour e vi ringrazio per la partecipazione.